Ma più che il risultato fa male altro, fa male il fatto di dover sentire insulti, offese gratuite dai tifosi di 100 e avere la propria, chiamiamola tifoseria, o quella poca gente che c'era, e nella mia persona rimanere così inerme, senza che nessuno mi difendesse oppure prendesse posizione a favore della nostra società. Questa è una cosa molto grave, è una cosa che mi delude profondamente. Io chiaramente ho dovuto abbassare, come si dice, le orecchie a casa mia. A me è una cosa che non mi va giù, non mi è mai successa. Sono profondamente deluso, ecco, dal comportamento, da quelle dal comportamento delle persone che erano sugli spalti, quindi questa è una cosa grave, è una cosa che mi lascia un attimino riflettere sul poter, su se eventualmente posso continuare ad andare avanti con questa società, perché io sono pronto a dare le mie dimissioni già da oggi. A me non mi va più impegnarmi quotidianamente, perché è un impegno molto molto importante quotidianamente, sia economico sia sul lato personale, a 360 gradi, e poi essere insultato da persone che vengono da fuori e rimanere zitto. Purtroppo nel mio DNA queste cose non ci rientrano, quindi il risultato nemmeno lo voglio commentare, perché non mi interessa a questo punto. Devo essere onesto, è stata veramente per la mia squadra una bella partita. Condotta bene, quasi sempre avanti. Siamo partiti male all'inizio del primo quarto, un po' troppo soft per l'energia che dovevamo mettere in campo, però poi i ragazzi sono stati bravi e lucidi a non perdere mai ritmo contro la difesa di Chieti, che comunque cambiava su tutti i blocchi, cercava di costruire degli isolamenti, e con pazienza, quando abbiamo capito come attaccare appoggiandoci ai lunghi e poi ribaltando la palla, abbiamo trovato delle buone soluzioni che hanno creato il primo break, che poi siamo stati bravi a mantenere. Era chiaro che Chieti avrebbe provato a rientrare nel terzo quarto, noi abbiamo avuto un momento di sbandamento, poi devo dire, ragazzi veramente encomiabili a rimettersi sul piano partita. Come sono stati invece bravi a non uscirne mai, e questo è veramente motivo di grande soddisfazione dal punto di vista difensivo. Grazie. Anche oggi abbiamo lasciato veramente le briciole a Chieti, e se non facciamo due o tre stronzate forse li tenevamo ancora un punteggio più basso in casa, che non è una cosa ovviamente banale. Quindi ecco, devo veramente ringraziare i miei giocatori, perché mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno e l'hanno fatto con grande autorità, andando a vincere, se non sbaglio, la sesta, credo, partita nelle ultime sette, rifacendo un'altra striscia di tre vittorie, ribaltando anche la differenza canestri, che comunque non era facile da ribaltare. Quindi se penso ad una partita perfetta, oggi ci siamo abbastanza vicini. Nonostante, voglio dire, le nostre assenze, mi sento anche ovviamente di dedicare questa vittoria sicuramente la società e i tifosi ci tenevano molto, ma al nostro capitano, che purtroppo è ancora convalescente, non so per quanto ancora lo sarà, perché comunque purtroppo non sta vivendo un momento facile. Noi ovviamente l'aspettiamo. Ora è chiaro che però meno male c'è la sosta, perché siamo realmente in difficoltà sugli allenamenti, e c'è grande paura che la squadra purtroppo perda di qualità nel lavoro settimanale. Non ce lo possiamo permettere, perché questa è una squadra che fonda la propria pallacanestro, il proprio metodo di giocare solo e esclusivamente sul lavoro settimanale. Infatti, quando abbiamo avuto il Covid e non ci siamo allenati, è l'unica striscia negativa che abbiamo fatto. Però ecco, ripeto, grandissimi complimenti ai ragazzi, hanno veramente tirato fuori gli attributi su un campo difficile, perché anche Chieti veramente oggi si giocava tanto, e questa è sicuramente una vittoria pesante per il nostro campionato.